Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È con piacere che vi presento l'ospite in collegamento con noi. Oggi è tornata Simona Mangiante. Ciao Simona, grazie per essere da noi. Ciao Francesco, è sempre un piacere raggiungerti in trasmissione, anche Sì. se il fuso orario. Lo so, ti capiamo, infatti siamo molto contenti di averti, nonostante la difficoltà, perché so che hai fatto un lungo viaggio, ma non hai voluto mancare lo stesso l'appuntamento con noi. Simona, è un giorno importante questo perché Donald Trump è stato appena condannato da un tribunale di New York per aver, insomma, evidentemente annegato la solitudine di una sera grazie alla compagnia di una signorina procace. Ecco, insomma, questo fatto lo ha messo in una situazione di difficoltà. Ecco, qual è il tuo giudizio nel merito di questa vicenda? Ma guarda, la signorina Procaccia c'entra veramente poco. Io addirittura dubito che avesse rilevanza legale questo suo comportamento. Abbiamo poi conoscenza di altri fatti, incluso un potenziale intrattenimento del suo avvocato Michael Cohen, che poi è diventato anche il testimone chiave contro Trump con la stessa signorina. Per cui è semplicemente quello che in America chiamiamo lawfare, che è la manipolazione del sistema giudiziario contro un candidato politico per fini politici. Ovviamente nel caso di Trump non è un fatto nuovo, non è una cosa che ci sorprende, cioè io personalmente mi aspettavo una sentenza di questo tipo, cioè una sentenza ancora non c'è, ma comunque questi capi di imputazione, questa decisione della giuria di New York. Poi dobbiamo capire che questo ha polarizzato ulteriormente l'America. Ci sono delle situazioni che sono ancora estremamente opache riguardo le prove, come il processo si è stato condotto. Sappiamo che comunque anche gli stessi avvocati, scusami, non sono stati capaci di presentare sul banco di prova dei fatti che avrebbero comunque incido diversamente sulla questione. Ora è ovvio che tutta l'attenzione mediatica si è trasformata in uno scandalo pazzesco incentrato sulla pornstar Stormy Daniels, ma la pornstar Stormy Daniels è semplicemente stato il capro espiatorio, cioè la look, quello che abbiamo utilizzato per ancora una volta attaccare Trump. Adesso sono 34 capi di imputazione, non è un capo di imputazione. La categoria di reato è quella che in America, nel codice penale americano, è classificata come felony di una categoria minore, I, cioè una categoria particolare che non è, non, non, io non credo comporterà il rischio di incarcerazione, anche se si tratta di 34 capi di imputazione, però è sempre un processo mediatico, è sempre un discorso di percezione che noi andiamo ad attaccare Trump nel momento della campagna elettorale. Adesso, Francesco, è importante chiarire un fatto, che questo non incide sulla sua corsa alla presidenza, cioè non è un impedimento alla sua campagna elettorale da presidente. Quindi inciderà questo sul risultato? Io credo che inciderà, ma in modo positivo, perché per i supporter adesso è diventato un martire. Per cui adesso la glorificazione è ancora più accentuata. In America addirittura si parla di guerra civile, si parla di una sommossa, qualora qualcosa dovesse accadere, quale anche un brevissimo arresto. Sì, insomma, d'altronde c'è un livello di ipocrisia, un doppiopesismo che è evidente, no? Ricordavamo tutti i viaggi di quegli uomini del circuito democratico progressista nell'isola di Epstein, la strana fine dello stesso Epstein, che non ha comportato nessuna vera apertura di indagini su uomini potenti che facevano parte di quel circuito. Lo stesso figlio di Biden, Hunter, mi pare che la sua situazione è stata di fatto insabbiata. Poi invece tutto si concentra sempre contro Donald Trump, insomma, che tutto sommato mi pare che da quello che abbiamo letto, insomma, non ci fosse nulla intorno a questa storia. Ecco, se dovessero condannare tutti quelli che, insomma, ogni tanto una sera si sentono un pochino più arzilli, ecco, penso che le galere sarebbero piene di personaggi politici e non solo. Senti Simona, tu prima accennavi ad una possibile guerra civile. Ecco, di fronte a questa notizia, l'elettorato cosiddetto moderato, ben pensante, pensi possa staccarsi da Trump e votare Biden? Oppure è stata vissuta quasi come un'offesa, una provocazione questa condanna dal suo popolo e finirà per compattarsi ancora di più intorno al presidente?
Beh, la maggior parte del popolo, diciamo, il popolo perbenista, l'elite di sinistra, se la vogliamo chiamare così, americana, aveva già utilizzato questo espediente per ovviamente attaccare la credibilità di Trump come uomo e come anche politico, come personalità politica. Quindi ovviamente incalzano. Se guardiamo le headlines della MSNBC o tutti i liberal media e mainstream media, ovviamente lo stanno massacrando. Però ieri c'era una trending su Twitter, adesso X, che è appunto civil war, cioè guerra civile. Tantissimi supporter di Trump, anche nel bacino dei perbenisti repubblicani, perché sappiamo che il Partito Repubblicano in America è molto diviso. Abbiamo i Trump supporter, i MAGA, poi abbiamo i cosiddetti Rhino, che sono l'uniparte, cioè quella parte, quel bacino di repubblicani che in realtà si associano più ai democratici e che vedono in Trump anche una minaccia. Quindi questa parte dei repubblicani probabilmente utilizzerà questo espediente come una scusa per dissociarsi e quindi per potenzialmente promuovere un candidato diverso, anche se già ufficialmente il nomini quello nominato per correre alla presidenza. Però i MAGA sono quelli numericamente più sostanziosi e che adesso sono molto molto agguerriti, letteralmente agguerriti, e già circolano in America dei nuovi slogan che tra i tanti è mai stato più MAGA, never been more MAGA than now, cioè non sono mai stato più fedele, leale a Donald Trump e quindi adesso, ripeto, è diventato, hanno elevato la sua posizione da eroe quasi a martire se dovesse subire delle conseguenze che in qualche modo incidono sulla sua corsa alla presidenza. C'è un'altra cosa, tra l'altro, importante comunque da comunicare, che in questa fase non solo c'è un accanimento, un agguerrimento, ma lo stesso Trump si sta mostrando forte. Una delle prime reazioni di Trump dopo di questo verdetto è stata la vera sentenza ci sarà il 5 novembre, cioè saranno gli americani a votare non solo le mie vicende giudiziarie, quindi votare sulla mia responsabilità, ma voteranno poi questo sistema corrotto. Ripeto, la strumentalizzazione proprio del sistema giudiziario, di tutti gli apparati delle istituzioni, a partire dall'FBI con il Russiagate, adesso abbiamo questa giuria corrotta, corrotta nell'opinione, perché poi è ovvio che in questo sistema estremamente polarizzato non è difficile portare una giuria popolare a decidere all'unanimità, perché è stata una decisione all'unanimità, della colpevolezza di Trump. Poi ovvio ci sono dei personaggi molto diciamo coloriti, no? Abbiamo tutto questo processo mediatico tra Stormy Daniels, il suo ex avvocato Michael Cohen, definito The Rat, cioè un traditore, un topo, un soggetto dalla morale molto questionabile, che hanno reso questa cosa più mediatica che giuridica. Ma se guardiamo al caso sotto profilo dal punto di vista legale, vediamo che c'è un'inconsistenza proprio in questa decisione, cioè tu sei un avvocato, in Italia una cosa del genere non sarebbe possibile, è possibile solo quando si passa al vaglio di una giuria popolare, che sono appunto decisioni di opinioni, non decisioni basate su elementi legali. Senti Simona, negli ultimi giorni si è fatto molto discutere una dichiarazione di Donald Trump rilanciata dal Washington Post rispetto al suo desiderio di bombardare Mosca e Pechino. Ecco, era una provocazione, una cosa vera, insomma, che interpretazione dare a questa sparata, insomma, che è stata utilizzata dal mainstream occidentale per dare come l'impressione di avere a che fare con un uomo instabile, bipolare? Beh, loro, come sai, estrapolano sempre le frasi dal contesto e le cercano di renderle sensazionali, no? No, Trump e le sue politiche sono ben diverse, le ha dimostrate quando era il presidente in carica. Non ha mai iniziato una guerra ed è l'unico presidente degli Stati Uniti che non aver mai iniziato una guerra. Per cui mi sembra che la sua instabilità sia più una manipolazione delle sue parole che un dato di fatto. Io dico sempre: concentriamoci sulle azioni, sulle politiche che ha portato avanti, su quelle che intende portare avanti. Io ho sentito Trump parlare più volte di diplomazia,
de-escalation, cioè di portare, di tornare appunto al smussamento dei conflitti, cercare di fermare il ruolo dell'America attraverso la forza, non attraverso la guerra, cioè un paese da temere, ma non un paese da temere per la guerra, da temere per la sua estrema forza da leader. Questa è la politica di Trump, dell'America First, di tutte le sue, e di quello che poi ha implementato quando era in potere, per cui ancora una volta c'è questa manipolazione dell'informazione, l'estrapolazione di quello, cioè io non conosco personalmente, non è assolutamente questo soggetto instabile, è una persona estremamente pacata, e lo dimostra anche il modo in cui sta affrontando questo bombardamento di processi giudiziari, voglio dire, ha un'età portata benissimo, però ci vuole tantissima tempra, tantissima forza anche per sostenere questi continui attacchi ed essere sempre in difesa. Cioè, pensiamo a una persona che si difende dalla bufala del Russiagate 8 anni dopo, praticamente ancora lì a difendersi dalle accuse più assurde. Cioè, immaginavo se passare una notte con un personaggio come Stormy Daniels è un reato, allora vabbè, il 90% della popolazione maschile dovrebbe essere in galera, non lo so, però facendo una battuta ovviamente. Simona, intanto spirano venti di guerra sempre più forti e pericolosi. Trump ha più volte detto che Biden porterà l'America dentro la terza guerra mondiale, quindi per questo ci era sembrata strana la sua dichiarazione bellicista contro Mosca e Pechino, visto che si è sempre presentato come un uomo capace attraverso il ragionamento, il confronto, di trovare una via di Ah, uscita. sì. Scusami Francesco, mi ero confusa, parlavo di Biden. Sì, vabbè, Sì. non era arrivato l'audio. No, pensavo che parlassimo di Trump, no, questa cosa no. Biden è completamente capace, l'ha dimostrato. Scusami se ti interrompo. No, prima ti avevo chiesto delle dichiarazioni di Trump, ecco, Ah, ok. sì, era così. Poi adesso invece sto cambiando la prospettiva Ah, ok. perché in realtà quello che ci sta portando dentro una possibile terza guerra mondiale è certamente Joe Biden. Pare che adesso abbia dato il via libera agli ucraini al fine di bombardare con armi americane il territorio della Russia. C'è la percezione nel dibattito americano della gravità della situazione, oppure i media parlano d'altro, delle signorine di Trump? No, i media si concentrano sulle opinioni di Trump, sono argomenti che il popolo comprende più facilmente del rischio di un'imminente terza guerra mondiale, un tema su cui sono stata particolarmente aperta anche nei miei ultimi documentari, ma ovviamente c'è una tendenza ad ignorare completamente la realtà, è una forma di deflazione, è una forma di c'è una sorta di ipnotismo di massa, poi è ovvio, parliamo anche di una doppio standard di giustizia, cioè, facciamo, è citato Biden nella sua famiglia, c'è cioè un livello di impunità assoluto, c'è cioè una persecuzione di un uomo e di tutti i suoi supporter dal lato di Trump, è completamente passepartout a commettere qualsiasi crimine da parte di Biden, cioè, gli elementi di prova degli affari di Biden in Ucraina, e per non parlare poi di tutte le attività illecite in cui il figlio è stato coinvolto, prendendo vantaggio della posizione di suo padre quando era già vicepresidente di Obama, è di una evidenza tale che ci fa capire che siamo arrivati e abbiamo toccato il fondo. Cioè, non si può arrivare ad un livello di ignoranza più totale in questa fase, no? Cioè, ci preoccupiamo di costruzioni proprio fittizie di crimini inesistenti e poi ignoriamo completamente quello che ha fatto Biden in passato e che fa suo figlio e che ha fatto Biden adesso. Cioè, sono persone che sono arricchite attraverso la politica ed è un messaggio, diciamo, abbastanza semplice da capire, soprattutto quando analizziamo le prove. Che sono state prodotte non solo da persone come Giuliani, Rudy Giuliani, ma anche da altri soggetti parlamentari ucraini come Derkach, che ho intervistato recentemente, hanno presentato libri di prove, cioè pile di prove contro Joe Biden, che ovviamente non sono state prese in considerazione. Il più importante, ripeto, forse la storia di Stormy Daniels parla di più al popolo. Quel popolo che vuole credere che Trump sia questo soggetto assolutamente losco, che merita la galera, che non può
correre la Casa Bianca, però ripeto, c'è il supporto che sta crescendo adesso enormemente, non essendo un impedimento alla corsa alla presidenza. Questa cosa rischia di aver servito la sua campagna elettorale più che averla ostacolata, se guardiamo la cosa in questa prospettiva. E poi c'è anche il discorso che Biden ieri con Kamala Harris ha postato una dichiarazione in cui praticamente invita tutto il popolo americano a continuare e perseverare nel fare tutto il possibile per evitare che Trump corra la casa, diventi presidente. Addirittura scrive insieme a Kamala Harris che sì, abbiamo ottenuto un risultato enorme, che è quello della giustizia, però ricordatevi americani che Trump ha ancora la possibilità di vincere la corsa alla presidenza del 2024, per cui dobbiamo ancora essere allerti e fare tutto quanto possibile per evitare questa cosa. Allora, capiamo a livello istituzionale una dichiarazione del genere cosa significa? È un'assurdità. Su questo non c'è dubbio. Senti, Simona, la questione russo-ucraina rischia di sfuggire di mano, però le classi dirigenti europee sembrano addirittura più belliciste, più furiose della classe dirigente americana adesso alla Casa Bianca. Secondo te, davvero gli americani vogliono, o meglio, questa amministrazione americana vuole l'escalation, o sono più gli europei che soffiano sul fuoco? Io credo che gli europei stiano seguendo ciecamente la leadership americana di Biden, non dell'America ma di Biden, cioè dell'America di Biden, e stiamo dimostrando una miopia ancora più imbarazzante, perché questa guerra non solo non serve al nostro interesse, ma è contro il nostro interesse. Non siamo mai stati nemici della Russia, la Russia è sempre stata un partner importante storicamente, anche soprattutto dell'Italia, per cui implementare delle sanzioni in principio e poi fomentare questa attitudine di guerra fondaie in una situazione che tra l'altro non è rappresentata per quella che è, cioè l'Ucraina è uno dei paesi più corrotti nella fascia del territorio europeo e oltre. Zelensky ha delle motivazioni che vanno oltre questo finto patriottismo, per cui secondo me siamo ancora più miopi, ancora più stupidi in queste po politiche, denotano un'ignoranza profonda dei nostri leader che continuano a propinarci, a farci cadere nel baratro, seguendo probabilmente, non so se per cattivarsi l'amicizia dei nostri alleati oltreoceano, o semplicemente per una sorta completamente di miopia politica e ignoranza storica. Cioè io non capisco questo accanimento, è assolutamente controproducente, stupido, non, è un interventismo che tra l'altro non sta garantendo nulla se non altre morti. Cioè stiamo fomentando una guerra che sta provocando mostre. Quindi dal punto di vista del filantropico che vogliamo fare buonisti della situazione, sono decisioni suicide. Dal punto di vista geopolitico assurde, e dal punto di vista economico hanno creato soltanto un'inflazione pazzesca per quanto riguarda diversi settori dell'economia, per cui credo che non ci siano scuse per questa ignoranza, cioè non capisco perché continuano a perseverare in questa follia. Simona, se sulla questione russo-ucraina tutte le persone che combattono, insomma, questo sistema globalista si trovano più o meno d'accordo, una vicenda che invece non aiuta, diciamo, la composizione di un'area oppositiva è certamente quello che riguarda il conflitto israelo-palestinese, dove il Partito Repubblicano di Trump sembra avere delle posizioni proprio fanatiche a favore di Israele. Trump si è più volte espresso, diciamo, in termini molto perentori in difesa di Tel Aviv, e abbiamo visto pure quella povera donna, Nikki Haley, scrivere come la bambina adolescente dell'asilo, cuoricini sui missili che andavano a colpire poi il territorio di Gaza, insomma, una cosa a metà tra il grottesco e la follia. Ecco, secondo te lui davvero crede, diciamo, in quello che dice? Cioè, lui davvero fiancheggia l'operazione di obiettivamente genocidiaria di Netanyahu? Oppure, insomma, è costretto, è tattica, perché ha una base comunque composta in quel modo?
Allora, non posso esprimermi per suo conto perché non lo so. Certo, c'è una grossa lobby israeliana che comunque è supportata molto nel circuito repubblicano. Adesso le motivazioni dietro questa decisione completamente compatta, questo supporto compatto, non le conosco. Certo, per me è assurdo a livello personale che ci sia una passepartout alla morte. A una situazione così crudele, come l'hai definita anche tu, una sorta di un genocidio, per cui mi sono anche espressa al proposito e sono stata linciata dai social media, cioè addirittura sospesa per qualche giorno. Ma questa è una cosa assurda, siamo sempre al censorship. Per dire, alcuni meccanismi funzionano sempre anche contro noi stessi, no? A volte, perché no, quando vengono utilizzati e quando vengono consentiti per troppo tempo. No, devo dire che la situazione israele Palestina è tragica, completamente tragica, e la posizione dei repubblicani degli Stati Uniti è molto chiara. C'è una fortissima rappresentazione della popolazione israeliana in posti chiave qui negli Stati Uniti, per cui questo probabilmente è inciso. Ci sono ovviamente delle motivazioni strategiche e politiche che vanno oltre il senso comune, ed è questa la motivazione, credo, che sottenda principalmente questo supporto. Simone, torniamo alla vicenda elettorale. Tu dici non solo questa condanna non impedisce a Trump di candidarsi e galvanizza un elettorato che era già sul piede di guerra, ma rischia di creare persino un clima da guerra civile. Ecco, tu temi l'arrivo di una violenza di piazza nel corso dei prossimi mesi negli Stati Uniti d'America? Ma io temo più che altro la manipolazione di qualsiasi protesta. Ricordiamoci il 6 gennaio, no? Dove persone che sfilavano pacificamente davanti al Capitol Hill sono finite con sentenze di oltre 20 anni. Io eviterei questo tipo di reazione, una reazione possibile, una reazione di pancia, una reazione che è voluta, credo, dall'apparato di Biden, che vuole caratterizzare i Trump supporter come dei terroristi, persone che non accettano lo status quo, che non accettano decisioni democratiche, tra virgolette, del voto, in quel caso secondo me molto manipolato, o che non accettano la decisione in questo caso di una giuria popolare a New York, no? Del sistema giudiziario. Per cui io credo che strategicamente l'unico modo di riuscire a far sentire la propria voce è quella di mostrare il supporto incondizionato a Trump, ma questa guerra civile, che sicuramente è possibile, perché io ieri, ripeto, cioè, tutto il trend era civil war su tutti i social media, e persone sono comunque un'attitudine molto belligerante e molto reattiva, però temo che sarà manipolata al pari della quella del 6 gennaio, se non di più. Per cui c'è una frattura comunque del paese ormai evidente, cioè l'America non è mai stata così polarizzata. Però ecco, l'escalation ultima, quella della guerra civile, sarà una contro, si ripercuoterà contro chi deciderà, e credo saranno in tanti, di scendere in piazza. Simona, tempo fa ci avevi comunicato che eri stata, come dire, contattata lì dalle autorità americane che insomma, sospettavano che tu fossi una sorta di spia, ecco, quindi ti volevano inserire, non so, ti avevano già inserito dentro una schedatura speciale dove vengono registrate le persone considerate, come dire, al servizio di potentati stranieri. Ecco, questa vicenda, anche questa, insomma, abbastanza ridicola, ha avuto degli sviluppi? È caduta perché ovviamente il mio avvocato ha presentato molto energicamente le motivazioni per cui sarebbe stato uno scandalo, non solo nazionale ma internazionale, per cui hanno lasciato cadere questa assurdità. Ma lo fanno spesso con intenzione intimidatoria, cercano sempre di mettere il silenziatore sulle voci un po' più scomode. Io sono una di quelle, per cui mi devo aspettare questo tipo di Ma contrattacchi. tu per conto di chi l'avresti fatto questo spionaggio secondo In l'ipotesi questo che caso sia? tu era Ah, io ti ho. sì. Proprio io Eri ti tu. avrei. Ah. Sì, in questo caso eri tu, da Putin a te. Prima ero impiegata di Putin e poi sono diventata impiegata tua. Vabbè, insomma, Da può questa dire, no, non si può dire che tu non abbia avuto una crescita, diciamo, ecco, sul piano della No, carriera. sicuramente Da spia di tornata a Putin, a casa, spia di molto presto. Francesco Toscano, insomma. Beh, c'è stata una crescita, almeno ho riconosciuto che sono italiana, dai, almeno quella. Almeno, no, dico, però voglio dire, anche per chi indaga, insomma, passare
Cioè, pensare, mettere sullo stesso piano il presidente una delle più grandi potenze nucleari del mondo con me, insomma, sono un po' Vabbè, dai, te stravaganti. lo potresti buttare giù, no? Lo No, dico, sentirei in vabbè, però insomma, mi sopravvaluto, diciamo così. No, ma guarda, è la follia, e questa è la misura della follia. Sono quasi barzellette, diciamo la prendo. C'è un aspetto comico in tutta questa Sì, ma situazione. no, spieghiamolo a chi ci guarda. Questo perché tu sei stata candidata con Italia Sovrana Popolare alle elezioni del Esatto. 2022. Questo era l'elemento, diciamo, che Ah, ha indotto questi investigatori ad accendere un faro su di te. E siccome ti ho chiesto io di candidarti con noi, evidentemente questa grande indagine ha ricostruito questi passaggi. Però, insomma, danno il senso anche di un paese ossessionato, insomma, ai limiti dell'isteria collettiva, ecco. esatto, l'hai detto bene, non avrei potuto utilizzare parole più appropriate, isteria collettiva, ossessione. Quindi non so se andassi io là, non so se mi daranno No, mai il visto, ma non voglio manco provarci a questo no, io punto. adesso ormai sono completamente, cioè, hanno dovuto deve fare i conti con la realtà, no? Vabbè, Perché insomma, poi poi la. loro cercano di cavalcare l'onda mia idea. Io non gli ho dato più di tanta attenzione, cioè li ho proprio ignorati, per cui neanche a dire vado in TV a parlarne, no? Non ho fatto niente. Vabbè, Sì, ne ho poi insomma. parlato poco, ma in piattaforme molto piccole, per cui non gli ho dato eco. E non avendo dato eco, non hanno creato il polverone. Adesso ho capito anche come funzionano loro. Sì, vabbè, insomma, questa era proprio una cosa così paradossale, forse che non meritava niente più che una risata. Intanto ti faccio un'ultima domanda, perché sono arrivate le dichiarazioni di Trump che dice: viviamo in uno stato fascista, Biden è un incapace, ha manipolato lui il processo, vogliono distruggere il nostro paese. Insomma, dichiarazioni forti. Sì, l'hanno distrutto il paese. Cioè, quando arriviamo a non confidare più nelle istituzioni che dovrebbero proteggerci, ma che ci perseguitano in base alle nostre opinioni politiche, alla nostra posizione, status, questa è la più grande forma di discriminazione. Questa non è la democrazia americana che conosciamo, non è il marchio americano che è stato esportato nel mondo. Questa è una forma di dittatura delle più bieche, cioè parla di fascismo per parlare di dittatura, ma anche nel fascismo succedevano cose così grossolane, cioè ci voleva un attimino più di sofisticazione nel costruire determinate cose. Qui si arriva alla follia, ecco, ripeto, un imputato, 34 capi di imputazione, questo verdetto assurdo, che ha una finalità ovviamente politica, cioè questa sì che è interferenza elettorale quando parlavano del Russia Gate. Non era Putin nel 2016 che ha cercato di interferire con l'elettorato americano, è Biden e l'apparato democratico che cerca di interferire adesso con l'apparato, con l'elettorato americano, perseguitando uno dei candidati alle primarie che è già stato presidente. Tra l'altro questo determina un precedente nella storia degli Stati Uniti d'America, la prima volta che un presidente degli Stati Uniti è condannato, insomma, riconosciuto. In questo momento ancora non c'è stata la sentenza, però sarà condannato, è stato riconosciuto colpevole, è stato messo sotto processo, per cui sono cadute tutte quelle garanzie, l'apparato costituzionale adesso ha un precedente che prima non aveva, e tutto questo grazie a Biden. Cioè, siamo arrivati a un livello, poi per non parlare dello stato generale della società americana dopo 4 anni di Biden, un'inflazione alle stelle, guerre, criminalità, politiche identitarie che hanno esasperato i conflitti tra gruppi, tra insomma, gli americani di colore, tra gli immigrati, le categorie degli immigrati, insomma, e poi tutta questa tensione sulla genere, no? Sulle politiche di genere. Cioè, sembra che tutti gli anni di Biden siano stati dedicati semplicemente a dividere, cercando di portare avanti gli interessi importanti, sicuramente, ma non prioritari rispetto ad altre tematiche di queste categorie, e non facendole integrare, ma dividendoci e cercando di utilizzare questa frattura della società americana come argomento elettorale. È tutto qui, cioè un'America forzata, un'America strana. Simona, grazie per essere stata con noi, è sempre un piacere ascoltare le tue analisi. A Piacere mio, Francesco, grazie e buona giornata. Grazie presto, mille. grazie a tutti voi amici di Visione TV che ci avete
seguito. Come sapete, l'8 e il 9 giugno si voterà per le elezioni europee. Nella circoscrizione centro, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, è possibile votare per Democrazia Sovrana e Popolare. Vi chiedo un voto consapevole in favore di una forza libera, non eterodiretta, dai soliti potentati impazziti. Se volete invece aiutare Visione TV, come sempre, potete liberamente farlo ai numeri che la regia manda in sovraimpressione. Noi non abbiamo nessuno dietro, non ci finanzia Soros, non abbiamo ricconi che ci sussurrano all'orecchio, viviamo solo grazie al libero riconoscimento di persone che vogliono ascoltare un'informazione non manipolata. Potete donare ai numeri che la regia ha mandato prima in sovraimpressione. E vi ricordo infine che è sempre possibile acquistare l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, dedicato alla gestione disastrosa e criminale della pandemia. Ricordatevi il sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi, una splendida giornata.